Lunedì 21 marzo 2022, oggi è primavera! Finalmente è arrivato il caldo! Ce l'abbiamo fatto, non è vero che è arrivato il caldo, ma quanto me ne è arrivato. Io sono Andrea B, io sono Eri B, questa è 3M e io sono Rock. E perché hai scritto? Adesso te lo spiego. Alzata e non si è visto. Buonasera a tutti ragazzi, bentornati qui a una nuova puntata di Trendmi. Oggi è primavera e io sono contentissimo. Sono contenta, ma gli alberi non dovrebbero fiorire. Non dovrebbero esistere. Non dovrebbero fiorire, inizio ad avere i primi, come dire, malesseri. Acciacchi. Malesseri di questa fantastica, merdosa. No, si può dire, siamo ancora in fascia protetta. Dai, chiedimi perché sono rock. Beh, intanto cominciamo dicendo che siamo sempre qui in diretta dai nostri studi di Milano News. Tra l'altro la cosa divertente è che voi mi vedete così, ma tipo 5 minuti fa ero vestito bene a fare il telegiornale, quindi sono un po' bipolare. La domanda è perché non sei rimasto vestito bene invece di essere vestito così? Perché Trendme è un posto molto poco trend. Ah, ok, è molto rock. È molto rock. E infatti, come potete vedere, questo non è il senso. Perché è scritto rock? Ecco, a posto. Perché ho scritto Rock? Perché scritto non rock? Hai visto la serie su Netflix di Alessandro Cattelan? Cattelan? No. Guardala, non ti dico perché allora, ho scritto Rock. Guardatela tutti e vedremo. Comunque io sono Rock tanto quanto lui. Ok, va bene, tra l'altro con questo rossetto violaceo ci piace. Allora ragazzi, oggi siamo qui, è l'ennesima puntata. Dovremmo fare un conto intanto voglio dire una cosa. Di quante puntate abbiamo fatto in realtà? È facile, ce l'hai. Sì, potrei farlo, però mi dovrei Lo faremo. 1, 2, 3, 4. Così però proprio 1, 2, 3, 4. Per eccellenza la primavera è la stagione dell'amore insieme all'estate. Quindi siamo pronti? Siamo pronti per... Per? La posta... La posta del cuore. La posta del cuore. Questo ci sono per tutti. Questo programma sta andando sempre più a... Allora, va bene ragazzi, allora chiedo un po' di atmosfera, come sempre, per la nostra posta del cuore. Comunque volevo dire che facendo così mi sono rotta un polso, non fa niente. Oggi ci scrive Francesca. Ciao Francesca. Che tra l'altro noi conosciamo molto bene, però non diremo chi è. Scusami. Ci ha scritto una persona che ci conosce, che ci segue, ma ci conosce anche dal vivo, quindi... Ah, mannaggia, non lo sapevo. Non ci ha voluto dire il cognome, però ha detto che ci conosce, quindi... Ciao ragazzi. Non è Francesca Cutrone. No, è Francesca Cutrone. C'era Francesca Cutrone che è la nostra Ancora Woman, comunque. Gestisce il municipio. Vabbè, andiamo avanti che stiamo perdendo già troppo. Ciao ragazzi, come state? Sono Francesca e ho 25 anni. Come Francesca Cutrone. Allora, no, Francesca Cutrone. Partiamo dal fatto che sono sfortunata in amore, ma questa le batte tutte. Però sai cosa si dice? No. Che sei fortunata al gioco, quindi. Sono andata a Londra per il weekend e il mio vicino di posto in aereo era veramente carino e anche simpatico. Ho capito che Francesca è. Anch'io. Abbiamo iniziato a chiacchierare e il tempo è volato. Quando siamo atterrati a Londra, lui mi ha lasciato il suo numero di telefono e io con gli occhi a cuoricino non ho pensato di scrivergli subito, anche perché mi sembrava troppo, ho pensato di aspettare qualche giorno. E le nostre strade si sono separate. Il giorno dopo ho provato a scrivergli, ma ahimè il numero era sbagliato. Ho sbagliato io a scriverlo oppure lui me lo ha dato sbagliato? Bel mistero. Cosa, tra l'altro stanno diventando i nostri, chi ci segue, sempre più narrativamente intriganti. Sì, sembra più chi l'ha visto. Cosa devo fare secondo voi? Cercarlo come una pazza su Facebook, Instagram, LinkedIn e ovunque oppure lasciare perdere? Consigli, ho bisogno di consigli. Allora, innanzitutto sei 25enne e Facebook non esiste. Cioè, chi 25enne utilizza Facebook? Oggi è quell'età lì, no, è vero. Per stalkerizzare la gente. Cioè, innanzitutto, rimodernati. Ok, però diamole un consiglio più che insultare. No, io andrei a cercarlo come una matta su Instagram. Ok. Però io... non è così semplice. Allora, io darei lo stesso consiglio, ma più che altro perché se lui di sua spontanea volontà ti ha voluto dare il numero, impossibile che ti abbia voluto dare il numero sbagliato. E quindi probabilmente l'hai scritto male tu. Allora, secondo me potresti anche provare tutte le combinazioni dei numeri. E stavo per dire, potresti chiamare l'aeroporto e chiedere il nome e cognome dei passeggeri dell'aereo. Secondo me forse si può fare una ricerca per nome sulla città. Magari si tagga su Londra. Insomma...
Vieni da noi, che noi siamo degli stalker provetti, sappiamo bene come funzionano queste cose. Ma io non tanto, però proverei sicuramente quella di tutte le combinazioni dei numeri. Va bene, e anche questa l'abbiamo sfangata. Sfangata, proprio. A te hai mai avuto delle situazioni facsimile con gente che ti dà numeri, tu scrivi, in realtà tipo la segretaria di una gente? No, a me è capitato di dare il numero mio sbagliato. Apposta? Apposta, vabbè, quello però ci sta. Cioè, per dici, dai, te lo do così, vai via, basta. Sì, basta, però vabbè, come dicevo, insomma, la mia vita, come dire, sentimentale, ferma quasi 10 anni fa. Gli ultimi colpi in tutti i sensi. Va bene. Next. Ok, e la prossima rubrichetta? E la prossima rubrichetta è la rubrichetta che ci piace di più, ovvero il disblocco un ricordo. Sigla. Allora, lo sblocco un ricordo di questa settimana c'entra un po' anche con questa maglietta. Okay. Con questa scritta sulla maglietta. Ok, perfetto. Ok. Ed è, rullo di tamburi, il Cantatu! Io non ho idea di che cosa sia questa cosa. Oddio. Allora, il Cantatu era un oggetto che è tuttora venduto in diversi modi, in realtà, dove si poteva fare il karaoke. Ok. Tu praticamente attaccavi sta macchina, che era okay, questo qua, vedi, questo sì. È con i CD, quindi è ancora più avanti, c'è anche la versione con le cassette, okay. Perché è una roba tardo, metà anni 90 in realtà, okay. Sulla scia del karaoke di Fiorello. Sì, sì, quello, okay. Sì. Ovviamente il testimonial number one era Fiorello, ok, poi è arrivato DJ Francesco. Vabbè, però gente. Poi... Eccolo lì, Fiorellone, guardalo lì, bello. Con la sua chioma folta. Canta tu video addirittura. Era una macchina karaoke che permetteva di cantare su compilation CD e centinaia di canzoni. Era venduto ovviamente da chi? Giochi preziosi. Giochi preziosi, esatto. Era tipo la Apple del 1990. Esatto. Ed era una macchina da karaoke al cui interno venivano inseriti cassette CD con dei brani musicali e consentiva di cantare sulle basi utilizzando uno specifico microfono. Quindi a metà degli anni 90 tutti in casa avevano un karaoke. Incanta tu. Io no. Perché? E la domanda che ci poniamo tutti è perché? Perché siamo sempre stati tutti stonati come delle campane, forse non ci interessava neanche. Okay. Va bene. Però era super funny, perché era super divertente, anche perché adesso è facile, vai su YouTube, metti base musicale di Sere Nere di coso, di Tiziano Ferro e parte. Certo. Invece questo qua era... ancestrale di quella roba lì. Okay. La versione base. L'hanno fatto con le cassette, con i CD. Adesso si può addirittura, esiste nuovo in mercato che non so chi è che lo possa comprare, ma comunque si attacca direttamente alla televisione, puoi attaccarci il tuo smartphone e parti a cantare, cantiamo tutti. Pensate, quanto cioè, si trova quindi tranquillamente? Sì. Bene, un centinaio di euro lo puoi comprare. Neanche troppo, diciamo, dai. Altre curiosità? C'è anche in versione la versione più tecnologica che puoi attaccare all'MP3 oppure allo smartphone. Ok. Perché ho questa maglietta? Perché hai questa maglietta? Perché nella come si vede di Alessandro Cattelan, lui si presenta a... Perché Cattelan? Perché lui dice Cattelan, quindi è Cattelan. Ok. Lui si presenta a un'audizione di X Factor, non mi ricordo in che paese? In Ungheria, e canta. E ha bestiale. Questa maglietta data da una canottiera, lui è il tipico italiano, una canottiera... È quella Sere canzone Nere. Lì? Ah no, Sere Nere, ok. Cioè se... Canottiera con scritto rock a penna sopra. No, oddio. Rock a penna sopra con la bandiera italiana e via. Si presenta dicendo che cosa hai fatto negli ultimi 20 anni. E lui fa, ho lavorato in comunicazione. E poi dopo gli dice, ho condotto per 10 anni X Factor Italia. Mamma mia. Ah, mica, ma quindi è di sì, adesso? Sì, l'ha fatto adesso. Bestiale. Possiamo togliere Sere Nere, grazie. Attimo, c'è la TV. Tutti insieme, stagiste nuove, stagiste vecchie, Fabio Ranfi, 3, 2, 1. No, è troppo indietro, ma andrà un po' avanti. Addio, fortifica. Pensate questa cosa in tutte le case italiane. Sì. Ragazzi, tutti insieme, voi che ci state seguendo, siete pronti? Sta per arrivare il ritornello. No, ancora, aspetta. Ricorderò il tuo addio. Eccolo. Di Sere Nere.
Comunque siamo pronti per Sanremo, secondo me. Bene, dopo questa ennesima figura di cacca, possiamo dire addio a Trendmill. Andiamo avanti sugli eventi della settimana. Gli eventi della settimana a cui Erika non andrebbe. Ti sarebbe piaciuto? Tu sai questa musica tua? Ti sarebbe piaciuto avere il canta tu? No. Perché non ti piace cantare? Mi piace cantare, ma in macchina. Non so perché, è l'unico luogo dove mi piace cantare. Neanche sotto la doccia? No, io in macchina è tipo il mio momento di relax quando sono da solo. È il tuo momento di platea. Sì, canzoni e canto. Non canto neanche male, tra l'altro. Non lo so se non canti male. Facciamo, mandiamoti a X Factor. Dai. Sentivo la sigla, la sentivo, vai. Gli eventi della settimana a cui io non andrei. Allora, il primo evento della settimana a cui io non andrei. Ah, apro e chiudo parentesi, c'è ancora quello sulla lesmaniosi del cane. No, non ho voluto inferire i nostri, esatto, i nostri ascoltatori sanno già, sanno già. Allora, vai. Il primo è sempre animali, l'uso degli oli essenziali per il cane e il gatto. Scusate, devo dire una roba, ma voi che organizzate questi eventi qui, ma che cosa avete nella testa? No, sa bene, non è vero, cioè ci sono cani ansiosi che secondo me due goccine di Lexan potrebbero andare bene. Comunque, giovedì 24 marzo alle 20:30 su Facebook, trovate questo annuncio. È un tutorial sostanzialmente. Va bene, dai. Poi, andiamo avanti. Sempre rimanendo di animali, a Gorgonzola, sabato 26 marzo, ma anche domenica 27, dalle 10:30 in avanti, ci sarà l'esposizione internazionale felina. Io non ci andrei perché sono allergica al pelo del gatto. Ok, ah, ma è tipo una ci gara? Ci sono i gatti? No, esposizione. Ah, ok, va bene. Ti piacciono i gatti? Un sacco. Io li odio. Perché? Perché sono falsi. Perché? No, io... No, io amo tutti gli animali, indistintamente, anche i piccioni. Anche i topi? Non lo so, non ho mai avuto a che fare con un topo, però potrebbe essere di sì, magari ci facciamo un salve, io sono Andrea Balleschi. E lei chi è? Un topo! Io sono un topo! Ah, dopo, cioè, questa è un'altra domanda che farò poi più avanti. Vabbè, ok. Terzo evento. Sì? Terzo evento. Andrea. Scrivere. Non posso farlo. Scrivere fantasy, corso pratico. Bello. Dal 21 marzo alle 18:30, cioè in questo momento praticamente. Cioè, anche prima, è già iniziato. Online. Sono 12 lezioni da lunedì appunto alle 18:30, per almeno un'oretta e mezza, e ti insegnano a scrivere fantasy. Bello, questo potrebbe essere interessante. A me fa schifo. Perché non ti piace il fantasy? Cioè, oddio, mi piace, ma non vorrei mai scrivere fantasy. Beh, ma perché magari non vorresti mai scrivere una storia? No, in realtà ho scritto una storia. questa la dovremmo dire. Comunque. Allora, direi abbiamo degli eventi nostri, forse no. No, anche perché siamo un po' in chiusura in realtà, abbiamo un po' strabordato, peccato, come nostro solito. Allora, peccato. No, eventi nostri non ne abbiamo, se non ricordarvi che il primo di aprile, se non sbaglio, è il primo night di aprile, c'è la Blabla Night. Potete quindi venire col cantatù. Potete venire col cantatù se volete. Assolutamente. Quindi, intanto, innanzitutto volevo dirvi, così come la settimana scorsa abbiamo salutato le stagiste che ci hanno abbandonato al nostro destino, salutiamo i nuovi arrivati, i cui nomi Fabio adesso me li ricorderà, perché io non me li ricordo, Fabio. Alice, Valentina e Gabriele. Quindi abbiamo anche una quota blu. Benvenuti in questo mondo di pazzi. Ah no, io vorrei ricordare sempre che è partito il nostro concorso fotografico. Prego. Quindi sul nostro sito www.spaziomano.org c'è una sezione dedicata al nostro bellissimo concorso fotografico. Mandateci i vostri scatti, le vostre storie. Le migliori 5, se non erro. Le migliori cinema. Le migliori 5 verranno esposte nella nostra sede, giù al Blabla, e poi verranno votati da una giuria, che è una giuria con un certo peso, di che tutto rispetto. In queste settimane inizieremo a presentare. E comunque rimanete sempre collegati con noi, perché adesso che sta arrivando la bella stagione, gli eventi cominceranno ad arrivare. Essere finalmente anche fuori. Allora, siamo in chiusura, io vi ringrazio per averci seguito, rimanete collegati perché... Sì, arriva, non ti preoccupare. Rimanete collegati perché fino alle 20, sapete, siamo sempre in diretta lunedì e venerdì. Oggi è lunedì, quindi io purtroppo non ci sarò la prossima settimana, quindi la prossima puntata la dovrei fare con qualcun altro. Ci abbandona. Ce la fai senza di me? Sì, ce la posso fare. Ok, ce la puoi fare, va bene. Ricordati, siamo tutti, com'era? Sostituibili. Tutti, sì, vabbè. Prego. Allora, la domanda della scorsa settimana era... Sì. Ma tu, sì, l'orologio, lo metti a destra o a sinistra? A sinistra. Anche
anche io. Ma penso tutto il mondo. Non è vero, conosco gente che non mette adesso. È un po' strano quella gente. Comunque, vabbè, andiamo con l'ultima rubichetta, ovvero che la domandella. Vai, sono pronto. Ma tu? Sì. Bagni lo spazzolino prima o dopo aver messo il dentifricio? La indovino con una.